Amici di calciomercato.com, siamo venuti qui al Football Team di Milano, uno dei negozi più famosi della città per quanto riguarda la rivendita del materiale tecnico delle varie squadre. Qui alle mie spalle, come potete vedere, ci sono le magliette di Inter e Milan perché ci prepariamo al derby. Qui con me, accanto a me, c'è Francesco, uno dei dipendenti del negozio, a cui vogliamo rivolgere delle domande. Ciao Francesco, innanzitutto. Ciao a tutti. Allora, noi volevamo chiederti, in quanto a vendita di magliette in questa settimana, quante ne hai vendute di più? Se quelle del Milan, se quelle dell'Inter? Allora, guarda, per ora diciamo che le vendite sono, si equivalgono più o meno, essendo a inizio settimana. Di solito si ha un incremento quando si avvicina al weekend, poi a seconda di chi gioca in casa, quindi in questo caso il Milan, ci aspettiamo ovviamente di vendere qualcosina in più come materiale, come maglia del Milan, quello sicuramente. Sono arrivati anche tifosi stranieri o è arrivato solo di solito... o solo tifosi interisti, milanisti, italiani? Allora, per ora principalmente italiani, diciamo quelli che abitano qua, poi di solito appunto come dicevo in vista del weekend, per questo tipo di partite arrivano sicuramente anche molti stranieri, molti turisti, chi viene proprio qui apposta per vedere questo tipo di partite, che diciamo sono quelle che ovviamente tirano un po' di più per il campionato italiano, fortunatamente. La curiosità è sempre la stessa: quale dei giocatori richiama più l'attenzione del tifoso? Non so, all'Inter mi viene in mente Perisic, Icardi, Banega, al Milan può esserci Bacca. Quale maglia, con quale nome si vende di più? Allora, per Milan e per l'Inter ovviamente. Per l'Inter sicuramente Icardi proprio nettamente distaccato rispetto a tutti gli altri. Se dovessi farti altri due nomi, diciamo facciamo una top 3, sì? Ti direi Perisic e sì, o Banega o João Mario, diciamo così, quelli un po' più richiesti. E Candreva, più o meno, diciamo che più o meno si equivalgono Icardi soprattutto e poi Banega, Perisic e Candreva. Per quanto riguarda il Milan, principalmente Bacca, sicuramente abbiamo avuto un incremento sulle maglie sulle richieste di Locatelli dopo la prestazione con la Juve. Mi viene in mente una cosa, è sulla Padula? Sulla Padula ancora siamo un po' resti, diciamo, i tifosi ancora probabilmente aspettano. E magari potrebbe succedere qualcosa dopo il derby se gioca la Padula. Personalmente ti risponderei che spero di no, però, però vediamo, magari succede. Speriamo di no. Ma dovessi fare un pronostico, so che in questi momenti è un po' difficile, soprattutto per chi professa la propria fede. Come esatto. Però dovessi fare un pronostico, su chi ti sbilanceresti? Allora, mi sbilancerei sull'Inter, perché di solito sono quelli che, cioè, la squadra un po' più in difficoltà solitamente in questo tipo di partite cerca di cambiare marcia, quindi diciamo che ci spero più che altro. Poi non ci credo tantissimo, un po' per scaramanzia, però se dovessi farti un pronostico, ti direi magari, dato come sono finite le ultime partite, magari anche un 1-0, proprio così. Con gol di? Con gol di Icardi, dai. Con gol di Icardi. Perché non ha ancora segnato al Milan, quindi prima o poi dovrà succedere, no? Certo, c'è questo tabù. Niente, per il momento qui dal Football Team di Milano è tutto. Ringraziamo Francesco. Grazie a voi per la cortesia. E rimanete collegati su calciomercato.com perché sarà una settimana lunghissima.